Purtroppo questi sono dati che si riferiscono, come voi avrete ben ascoltato, a quella che è stata la politica economica portata avanti fino a quest'anno, fino all'anno scorso. E come ho detto durante il mio intervento, io sto agendo in maniera operativa sull'utilizzo efficace e di qualità dei fondi strutturali europei. Sicuramente poi in legge di bilancio prenderemo non solo atto dei suggerimenti della Svimez, da questi dati che comunque si raccontano anche vivendo il Sud, e prenderemo sicuramente dei provvedimenti in modo da aiutare soprattutto le persone che in questo momento si ritrovano in estremissima difficoltà, come purtroppo si è detto, cioè, le famiglie povere sono aumentate da 700.000 a oltre 800.000 famiglie. Cioè, quindi è un tasso di povertà che davvero un paese che vive nel cuore dell'Europa, il secondo manifatturiero d'Europa, non può più tollerare. La clausola del 34% si riuscirà a realizzare a breve? Per la legge di bilancio sicuramente verrà inserita, chiaramente dovremo discutere con tutti gli altri componenti del governo, però è una norma che attiene all'omogeneità e al riequilibrio, che sono concetti contenuti anche nel contratto di governo.